Ce ne sono alcuni di stile assai dubbio. Capirà, maestà. Ogni busto ha lo stile che si merita, cara Polonia. Flavia, porta una scala per la Polonia. No, grazie, maestà. Non si disturbi, non serve. Romolo! Che c'è, cara Se almeno Giulia? Tu potessi smettere di mangiare in un momento simile. Come vuoi tu, cara Giulia. Sono molto preoccupata, Romolo. Il gran ciambellano Ebio mi ha annunciato che è appena giunta una notizia terribile. Va bene che non mi fido di Ebio, che è un germano e in realtà si chiama Ebi. Abbia, cara, Ebio è l'unica persona che conosco che è capace di parlare tutte e cinque lingue internazionali. Il latino, il greco, l'ebraico, il germanico e il cinese. Anche se a me il germanico e il cinese sembrano tutt'uno. Comunque, Ebio ha una cultura come nessun romano di questi giorni. Ti stai rivelando addirittura germanofilo, Romolo. Ma no, mi stanno molto meno a cuore che le mie galline. Romolo! Claudia, porta un coperto per l'imperatrice. Sai bene che... È il primo podio d'Acre. Che soffro di cuore, Romolo. Appunto. Siediti e mangia qualcosa. Insomma, vuoi dirmi una buona volta qual è questa terribile notizia che è appena arrivata? Ma non lo so, il messaggero te l'ha portata, sta dormendo. E allora vanno a svegliare subito. Ma abbi riguardo per il tuo cuore malandato, mia cara. Nella mia qualità di madre della patria, nella io... Nella mia qualità di padre della patria, sarò probabilmente l'ultimo imperatore romano. E già questo non mi darà un posto molto favorevole nella storia universale. Come vada, vada. Non ne riuscirò molto bene. Ma almeno non si dica di me che ho disturbato inutilmente il sonno altrui. Buongiorno, padre mio. Buongiorno, figliola mia. Hai ben dormito. Perché sono imperatore, dormo sempre bene. Vuoi un... Claudia, porta ancora un coperto per la principessa e il secondo uovo di Odoacre. Come mai? Odoacre ha fatto due uova. Vuoi farci? È un germano, fa uovo in continuazione. Tu piuttosto, perché non prendi una fetta di prosciutto? No, grazie. Ma allora ho un pochino di manzo freddo. No, padre mio. Almeno forse un pesce? No, neppure. Una coppa di vigre? No, grazie. Ma non capisco, da quando studi recitazione con quell'attore, come si chiama, Filace, hai più appetito. Ma cosa stai studiando, si può sapere? Il lamento di Antigone, che va a morire. Ma studia piuttosto le commedie. Sono molto più adatte alla nostra situazione. Romolo, lo sai benissimo che le commedie non si addicono ad una ragazza che ha il fidanzato prigioniero da 3 anni nelle foreste germaniche. Il ministro della guerra Mares chiede di conferire con le vostre maestà. Ma dice si che può è sapere, si può sapere perché il ministro della guerra si deve sempre far annunciare nel momento in cui parla la letteratura. Lo riceverò dopo colazione. Dì al ministro della guerra che la famiglia imperiale avrà gran piacere a riceverlo subito, Flavia. Sei sempre eccessivamente militarista, mia cara. Maestà? Che vuoi, Maris? Come ministro responsabile della guerra contro i germani, sono venuta a pregare vostra maestà di ricevere immediatamente il prefetto della cavalleria Tito Spurio Mamma. Ma perché? Ancora non dorme il campione. È indegno di un soldato dormire mentre il suo imperatore è in pericolo. Comincia a stancarmi questo senso del dovere dei miei ufficiali. Romolo! Sì, cara Giulia, che vuoi? Bisogna che tu riceva immediatamente Tito Spurio Mamma. Non ce n'è assolutamente bisogno, moglie mia. Proprio in questo momento Claudia mi dice che Odoacre ha fatto un terzo uovo. Come osi parlare di pollame mentre il tuo impero vacilla e i tuoi soldati stanno facendo per te i più grandi sacrifici? Ma è assolutamente giustificato, mia cara, da quando le oche hanno salvato il Campidoglio. E ora Odoacre, principe dei Germani, ha conquistato Papiro.
visto che la gallina che porta il suo nome ha fatto un terzo uovo. È vero, maestà, Pavia è caduta. Roma ha subito la più grande sconfitta della sua storia. Il prefetto reca con sé le ultime volontà del generalissimo Reste, caduto prigioniero dei Germani con tutto il suo esercito. Le conosco le ultime parole dei miei generali prima di essere presi prigionieri dai Germani. La guardia muore, ma non si arrende, oppure morire e non retrocedere. Mai nessuno che non abbia detto qualcosa di simile. Il prefetto chiama il prefetto e digli di andare a dormire una buona volta. Maestà, bisogna che tu faccia qualcosa, Romolo, subito, altrimenti siamo perduti. E allora vuol dire che stasera stenderò un proclamo per le mie truppe. Ma se le tue legioni sono tutte passate ai Germani? E allora nominerò maresciallo dell'impero. Mare, sei un imbecille! Ma certo che lo è, ma che puoi farci? Ma non potrai mica pretendere che a una persona intelligente venga voglia di fare il ministro della guerra.